1883 e nel 93 con suo nonno andava a vedere sti matti d'inglesi che correvano dietro un pallone e non c'è stato altro che il Genoa in casa mia, era Genoa, basta. Poi sono venute le altre squadre, i campionati, però in Gradinata Nord ci siamo cresciuti tutti. Io non sarò mai seconda a uno juventino, un interista o a un milanista. Anche se loro hanno vinto tutto quello che hanno potuto vincere, io sarò sempre genuana, con l'orgoglio prima di dire sono genuana. Perché appunto, perché il calcio è nato qua. L'ha fatto una senoniera per il vecchio Genoa, loro a quest'ora ancora, non so, forse giocavano a Lippa, noi ci diciamo, non avrebbero mai giocato a calcio. Il core era Genoa, tipo England. E qua negli stadi italiani ancora non si usava fare i cori organizzati, sentivi anche le vecchie registrazioni il tifo diciamo in sottofondo disordinato, ognuno che gridava per conto suo, invece nella vecchia Gradinata Nord, nella mitica, che quella era veramente bella, e c'era già il tifo all'inglese. Cioè, poi ad esempio, non so, non si diceva traversone, cross, non si diceva corner, calcio d'angolo, si diceva corner, ancora si diceva adesso, penalty, sì. Offside. Cioè io in Gradinata sentivo questi termini, non sentivo i termini adesso degli italiani. Ancora adesso dice si crossa quel pallone, crossato, non sente dire... Passalo. Sì, proprio il gergo era gergo inglese, la Gradinata Nord. Il mister, ma il vero mister è nato a Genova perché il primo allenatore è stato chiamato mister, sì, perché era inglese. Quindi William Garbus, mister, esatto. Adesso sono tutti mister, però il mister era solo il genuano perché era inglese e lo chiamavano mister con rispetto, come dire signore. I loro nomi sono scritti sulle pagine del primo documento ufficiale che attesta la fondazione del Genoa Cricket and Athletic Club. The Grape Sales, Green, Blake, Riley, Focus, Sandys, De Thierry, Summerhill Senior, Junior e Payton. Nasce così la più antica squadra di calcio italiana. Thank you.
Dalla sua nascita, il gioco del calcio in Italia evoca il nome del Genoa Cricket and Football Club, con la sua leggendaria storia e la vostra straordinaria passione. Da 120 anni protagonisti.